Sei arrivato? Sì, sto qui da 10 minuti, ma non si vede nessuno. E mo arriverà. Un po' di pazienza. Questo è un pezzo grosso. Vabbè. So ciò sì, ma raccomando, eh. Non fa come al solito che te fai via i 5 minuti. Sta appuntamento è importante per noi. Tranquillo, tranquillo. Il guercio è un pezzo grosso, te lo ripeto, fammi capisse. Ho capito. È un pezzo grosso. In pratica è il braccio destro del cagnaccio, che c'è tutta la zona sud-est. Capito. C'ha le mani impastate dappertutto. Pizzo, scippi, droga, mignotte, allibratori. C'è un sacco di roba. Bravo. Bisogna annacce coi piedi di piombo e i guanti di velluto. Capissi, potevo fare una specie d'alleanza. Per noi significa un bel balzo in avanti. Oh, mi stai a sentire? Sì, sì. Che ho detto? Che bisogna annacce coi piedi di piombo. E i guanti? Eppure i guanti? Di che sono fatti i guanti? In che senso? Se i piedi sono di piombo, i guanti di che so? Di rame? Di rame. Di stagno? Di stagno. De zinco? De zinco. Ah, su José, ce lo sai o no te che so i guanti? Allora non mi stavi a sentire. Ma sì che te stavo a sentire. Mo non mi ricordo di che erano fatti i guanti. I guanti sono fatti di un sacco di materiali. De gomma, de seta, de lana, de pelle, de camoscio. Mo che ne so io di che sono fatti quelli che hai detto te? Ma è così importante ai fini dell'alleanza col cagnaccio? Non credo proprio. Ma te girano, su José. Ma no. È che già sto aspettando dentro sto scantinato che, vorrei dire, non è Gran Hotel. Poi te mi fai gli indovinelli sui materiali dei guanti. Vabbè, mo calmati. Era solo per dirti quanto è importante che sta appuntamento vada bene, senza intoppi. Andrà bene. Meglio così. Erano di velluto, beh? Sì, ma non è importante. L'importante è che capisci quanto conta il guercio e il braccio adesso del cambiaccio. Oddio, con sta storia. Ma te sto a fare un briefing. Non lo sa che nelle aziende serie ci sono quelli che fanno i briefing prima di fare qualsiasi cosa o di via qualunque decisione? Oh oh, mo siamo diventati un'azienda seria. Che vorresti dire? Che noi non siamo un'azienda seria, è come se lo siamo. E da oggi poi si fa sempre il briefing. E fammi il briefing. Ma scusa, ma perché sei così preoccupato di come andrà st'incontro? Perché te sei un po' fumino. Te salta subito la mosca al naso e fai casino. Ma non è vero. No. Io sono in grado di mantenere in self control che levate. Sì, ma quando ti ritrovi con tipico per Guercio, rosichi e mani tutte a puttane. Perché? Che tipo è Guercio? È tipo un po'... Un po'? Un po' così. Così come? So José, il Guercio è un pezzo grosso e ce lo sa. Quindi è capace che magari se la tira un pochetto e a te può sembrare che ti tratta un po'... Un po'? Un po'... così... Ma così come? Finiscila una frase che è una! Un po' rude, il Guercio tratta tutti un po' rude. E vabbè, e che sarà mai? Mo ce lo so e mi regolerò di conseguenza. Apposta io ti ho fatto il briefing, mo sto più tranquillo. Meno male. Ecco, sta arrivà. Ma che è stato paia dove mi avete convocato? Ambe. Giusto un topo ci potevo trovare dentro una topaia. Te sei sorciocoso, no? Sor José, chi era sto sparo? Te devi imparare a staccarmo. No, imparati te a fare briefing.